specchio di perfezione. Prega per noi. Sede della sapienza. Dio Santo. Prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria. Prega per noi. Un'ora consacrata da Dio. Prega per noi. Rosa mistica. Prega per noi. Torre della santa città di Davide. Prega per noi. Fortezza inespugnabile. Prega per noi. Santuario della divina presenza. Stiamo davanti al nostro Signore, iniziando la novena di San Rocco, di nostri santi patroni, di Sant'Agata e San Lorenzo, affidandoci a loro protezione. Affidiamo tutte le nostre intenzioni, vogliamo pregare nel modo speciale per Angela e Francesco, Angela e Leonardo, per Gaetano, Gerardo e Concetta, Maria, per Antonio nel suo settimo giorno della sua morte. Anche all'inizio di questa celebrazione torna nel nostro paese la statua di San Rocco dopo il suo restauro, per questo adesso benediciamo questa statua per la venerazione. Preghiamo, o Signore, tua parola benedice tutto. Benedici questa statua che è esposta al pubblico per la venerazione, ci ricorda le grazie ottenute per l'intercessione di San Rocco e sempre ci richiama a essere suoi seguaci. Per Cristo nostro Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo. Dal libro dei numeri. In quei giorni il Signore disse a Mosè nel deserto di Paran: manda uomini a esplorare il paese di Canaan, che sto per dare agli israeliti. Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti dei loro capi. Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo il comando del Signore. Alla fine di 40 giorni tornarono dall'esplorazione del paese e andarono a trovare Mosè e Aaron e tutta la comunità degli israeliti nel deserto di Paran, a Kades. Riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità, mostrarono loro i frutti del paese. Raccontarono: noi siamo arrivati nel paese dove tu ci avevi mandato, ed è davvero un paese dove scorre latte e miele. Ecco i suoi frutti. Ma il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e immense, e vi abbiamo anche visto i figli di Anak, gli Amaleciti abitano la regione di Nega, gli Ititi e i Jebusei e gli Amorei, le montagne, i cananei abitano presso il mare e lungo la riva del Giordano. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: andiamo presto e conquistiamo il paese, perché certo possiamo riuscirci. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: noi non saremo capaci di andare contro questo popolo, perché è più forte di noi. Sgridarono presso gli israeliti il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo notata è gente di alta statura. Vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come le locuste, e così dovevamo sembrare a loro. Allora tutta la comunità si alzò la voce e diede in alto e grida. Il popolo canse tutta quella notte.
il Signore disse ancora a Mosè e alla donna, fino a quando sopporterò io questa comunità malvagia che mormora contro di me, io ho udito le lamentele degli israeliti contro di me, riferisci loro per la mia vita, dice il Signore, io vi farò quello che ho sentito dire a voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto, nessuno di voi, di quanti siete stati registrati dall'età di 20 anni in su e avete mormorato contro di me, potrà entrare nel paese nel quale ho giurato di farvi abitare, se non Caleb e Giosuè, secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare il paese. 40 giorni sconderete le vostre iniquità per 40 anni, un anno per ogni giorno, e conoscerete la mia ostilità. Io, il Signore, ho parlato, così agirò, con tutta questa comunità malvagia che si è riunita contro di me. Parola di Dio. Abbi pietà di me, Signore, del tuo popolo. Abbiamo peccato come i nostri padri, abbiamo fatto il male, siamo stati empi, i nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi. Presto dimenticheranno le sue opere, non ebbero fiducia nel suo disegno, arsero di brame nel deserto e tentarono Dio nella steppa. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, prodigi nel paese di Gamma, cose terribili presso il Mar Rosso. Egli aveva già deciso di sterminarli se Mosè, suo eletto, non fosse stato sulle brecce di fronte a lui per stornare la sua collera dal suo sterminio. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, partito da Genezaret, Gesù si dirisse verso le parti di Tiro e Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è cruelmente tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i discepoli si accostarono implorando, esaudiscila, vedi come ci grida dietro? E gli rispose: non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si fece avanti e si prostrò dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, davvero grande la tua fede, sia fatto come desideri. Da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Iniziamo per la vera di Santi Patroni e ricordando che nella storia della nostra comunità di Sant'Agata, questi santi, quelli che veneriamo, Sant'Agata, San Lorenzo e San Rocco, avevano un certo posto e hanno ancora nelle nostre preghiere, nella nostra devozione, ma anche come un'immagine che richiama un concreto aiuto di Dio. Un concreto, perché ogni santo, al di là della nostra tradizione, diciamo che ha il suo campo preferito. Ovviamente più grande difficoltà, che possiamo dire più potente santo, no, non è così. Non è santo che potente,
è uno o l'altro che mi ha invocato e per la causa delle processioni e delle preghiere ci fa esaurire le nostre preghiere. E la fede nostra che chiede, la fede che è nel Signore, non nei santi. Perché i santi sono un'immagine imperfetta di Dio che è perfetto. È un'immagine come possiamo anche noi vivere la santità e la parola di Dio ogni giorno. Anche noi possiamo essere come loro, come Sant'Agata, come San Lorenzo e San Rocco. Ognuno di noi ha la stessa possibilità. La differenza tante volte è proprio nella fede. Avere fede che Dio agisce nella mia vita. Agisce nel modo concreto, come ha agito nella vita di Sant'Agata, agito nella, è dato a lei il coraggio di affrontare, possiamo dire il nemico, ma affrontare la difficoltà nel quale lei si è trovato. Aveva la possibilità o scegliere Gesù e la fede e la morte, o la vita e matrimonio con un pagano, con un uomo che non amava. Santa da questo altare, l'offerta della vita, dona rimane divina, del sangue salutare. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Santifica, oh Dio, i doni che ti presentiamo, trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita, riunione alla vittima spirituale, il tuo servo Gesù, unico sacrificio a te gradito, e riviveremo nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e santi, cantiamo una sola voce, la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nel alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Santifica questi doni con la fusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti.
questo mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in redenzione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale dell'amore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu devi dire secoli di secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di Santi patroni di San Lorenzo, Sant'Agata e San Rocco.
O gloriosa Vergine, martire Sant'Agata, tu che sin dalla prima età consacrasti a Dio la mente e il cuore, tu che imitasti Gesù, l'Agnello Immacolato, nella purezza della vita, nell'esercizio delle più eroiche virtù, nella lotta gloriosa del martirio, intercedi per noi e ottienici di rassomigliarti. La fede in Dio sia così profonda da illuminare la nostra mente e dirige il bene, la bene della nostra vita. Donaci il coraggio di testimoniare sempre il nostro cristianesimo con coerenza e senza paura. Accendi in noi un santo zelo ed una sincera carità per essere apostoli del Signore in mezzo ai nostri fratelli. Così per la tua intercessione, Agata buona, possiamo raggiungere quel fine per cui il buon Dio ci creò e ci redesse, la beata comunione nel suo regno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O glorioso San Lorenzo, che siete onorati in tutto il mondo cattolico per la fedeltà costante nel servire la Santa Chiesa in tempi di persecuzione e per la carità ardente nel soccorrere i bisognosi, per la fortezza invinta nel sostenere i tormenti del martirio, dal cielo ricordatevi di noi ancora peregrini in terra, difendeteci dalle insidie dei nemici e dateci fermezza nella professione della fede, costante nella pratica della vita cristiana, ardore nell'esercizio della carità, affinché ci sia concesso di conseguire come voi la corona della vittoria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O glorioso San Rocco, nostro amato patrono, tu che nascesti il segno con una croce di color sangue del petto per indicare che questa era impressa nel tuo grande cuore il futuro apostolo della sofferenza, insegnaci a dare inizio a tutte le nostre opere nel nome di Dio Padre che ci ha creati, del Figlio e che ci ha redenti, dello Spirito Santo che ci ha santificati. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Agata, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. San Rocco, prega per noi. Dopo la benedizione fermatevi un attimo perché ci sarà spiegato tutto l'intervento, cioè come è stato fatto tutto l'intervento sulla statua di San Rocco, la presentazione di questi lavori che hanno riportato i colori originari, quelli che erano una volta. Allora di nuovo San Rocco è tornato così come vedevano i vostri antenati. Allora vi ringrazio per l'impegno della confraternita, di questo impegno che hanno preso per riportare a splendore di questa statua, ovviamente attraverso anche la capacità e le mani di signora restauratrice che farà un po' per spiegare tutti questi interventi. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Bene, buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuti a nome della Confraternita di San Rocco per questo evento che è organizzato per il restauro della statua di San Rocco. Passo subito la parola per i saluti istituzionali e per il programma vi passo subito la parola al priore Pasquale Noriga per i saluti. Buonasera, grazie per essere arrivati per ammirare nuovamente la statua di San Rocco che è ritornata da noi, perché è giusto condividere il patrimonio artistico con la comunità parrocchiale. Questa non è la nostra, non è di nessuno, è di tutti quanti,
e anche e soprattutto per rendere merito al lavoro della dottoressa Angelino, e siamo veramente soddisfatti del lavoro svolto. E io mi devo già da ora, perché sicuramente dovrò andare via prima per problemi di lavoro, quindi grazie per essere qua, passo la parola a Federico. Grazie al priore e passo subito la parola per i saluti al sindaco, l'avvocato Nicola La Salvia. Grazie per l'invito, ringrazio di cuore la confraternita di San Rocco, al priore e a tutti quanti. Queste occasioni sono occasioni che fanno bene alla cittadinanza, perché quando si restaura una statua, un quadro, un'opera d'arte, è sempre una ricchezza in più, un patrimonio in più per tutto il paese. Vedo che la statua è stata restaurata molto molto bene, praticamente è come se tornasse a vivere, quindi noi dobbiamo apprezzare il lavoro fatto dalla restauratrice e soprattutto l'impegno che ci ha messo la confraternita per poter realizzare l'opera. Per cui i miei saluti e i miei ringraziamenti, ma soprattutto l'auspicio alla confraternita di fare sempre meglio. Grazie. Volevamo sottolineare come confraternita che il restauro della statua è stato eseguito grazie a un contributo del comune, quindi è la comunità di Sant'Agata, presentata alla Sfina in questo momento, che ha finanziato il restauro. Quindi, facciamoci un applauso a tutti. Bene, andiamo avanti con i saluti, passare la palla a Don Roger. Buonasera di nuovo, io non so cosa dire, già ho detto alla fine della Santa Messa, vi ho invitato a rimanere perché è un bene per noi tutti che possiamo vedere le nostre opere di più, perché non è semplice opera, la statua per noi cristiani è una rappresentazione di quello che è al di là, cioè non sappiamo bene se la San Rocco era così, ma vogliamo che sia così. Allora per noi, anche se il tempo passa, lui rimane uguale. Allora, immagine di un'eternità, una immagine di qualcosa che non passa. Anche per questo è giusto che segni del tempo vengono annullati sulle nostre statue, perché ricordano l'eternità. Di là dove anche noi, piano piano, andiamo. Allora, mi auguro anche per noi tutti che quando arriviamo là saremo così belli come San Rocco, quello qui dietro di noi. Auguri e complimenti al lavoro svolto. Bene, ringrazio tutti per i saluti e cerchiamo di entrare un po' nel clou adesso del nostro convegno, dei nostri lavori. Allora, una cosa che ha colpito molto, che volevo riportare voi, che il restauro ha interessato per 14 mesi, perché uno normalmente al restauro pensa alla pulitura, cioè le operazioni che vengono fatte direttamente su una statua. In realtà le operazioni sono decisamente maggiori. Infatti il primo lavoro fatto è stato quello di arrivare a tutta una serie di seguire un iter burocratico, una serie di adempimenti burocratici prima di poter iniziare il lavoro. Questo perché? Perché comunque parliamo di una statua che ha più di 200 anni, di più o meno elevato valore artistico, confermano, e quindi ci sono tutta una serie di vincoli e di leggi da seguire. La dottoressa Paola Anzilino, che si è occupata del restauro effettivo, ha steso i lavori, è iniziato con la stesura di una relazione prevedente i lavori di restauro che sono stati vagliati dalla Curia, quindi dal vescovo, dalla diocesi di Foggia Bovino, successivamente in un secondo step dalla sovrintendenza, e solo dopo l'autorizzazione della sovrintendenza si è iniziato il lavoro. Il lavoro
è durato più l'iter burocratico che il lavoro in senso stretto. Il primo lavoro effettuato è stato quello dell'intervento sugli insetti xilofagi, essenzialmente sui tarli, in modo che potessero smettere di far danni e quindi preservare anche l'opera per il futuro. E solo a quel punto, negli ultimi mesi, è iniziato il lavoro vero e proprio di restauro. Io qui non dico altro perché ci sarà un intervento ad hoc riguardo a questo. Un'altra cosa che ci prendeva così discuso, insomma, di parlare un po' con voi, oltre all'aspetto più artistico, no? Legato alla statua, quindi questo valore artistico per questa statua di San Rocco, non è sicuramente da sottovalutare il valore spirituale, quello che questa statua rappresenta. Il culto di San Rocco è sicuramente un culto secolare a Sant'Agata, radicato fortemente nella fede di Sant'Agatesi e acclamato come patrono, quindi sotto questo mantello ci si protegge e si affida il paese. In realtà sappiamo tutti che San Rocco, il culto di San Rocco si è indissolubilmente legato a quello di San Lorenzo e di Sant'Agata, che è ormai un trinomio, è diventato l'unica cosa, l'hanno percepito quasi tutti e tre, come abbiamo iniziato la novena questa sera, no? Tutti e tre insieme. A tal proposito abbiamo chiesto e invitato la professoressa Lina Di Giorgio Cavaliere, chiedendole di fare un intervento sulla storia, sul culto, il culto, sulla storia dei, dei santi patroni, del culto dei santi patroni nella nostra comunità, proprio per fare questo percorso e avere qualche informazione in più. E da lei, che per lei ringrazio per la sua presenza, e passo la parola. Premetto che già alcuni anni fa l'avvocato Rocco Maluocchi mi ha chiesto una relazione sui santi patroni, San Lorenzo, Sant'Agata e San Rocco. Questa relazione è stata depositata presso la Curia di Foggia perché ci fosse già da alcuni anni una documentazione sui santi patroni di Sant'Agata. In questa relazione io ho parlato dei santi. E, però questa sera, siccome c'è la presentazione della statua di San Rocco, mi soffermerò più su questo santo, anche se penso che per Sant'Agata siano tutti santi che amate allo stesso modo. Però questa sera è giusto parlare proprio di questa statua e di questo santo. Intanto, che cosa è stato il cristianesimo? Il cristianesimo è stata una religione nuova che ha predicato e pretesto un rinnovamento totale della vita umana, pensiamo ai primi cristiani, e ha rappresentato una rivoluzione spirituale tra le più importanti che la nostra storia dell'umanità possa conoscere. E la vita dei santi, anche di San Rocco che questa sera ricordiamo, ne è appunto la testimonianza. La monografia di un santo particolarmente significativa può essere raccontata attraverso i documenti e le pagine che fedeli e studiosi rivolgono alla sua memoria, ma c'è anche la spontanea tradizione popolare. Tra gli scritti dello studioso teologo, sacerdote e professore Lorenzo Agnelli, che tutti conoscete, e Sant'Agata è un nome di cui potete andare fieri, uno studioso che è tanto proprio della nostra città, del nostro territorio, e di grande rilevanza per la nostra ricerca, per questa ricerca, l'opera novena dedicata alla preziosa memoria del fratello Michele, che era venuto a mancare prematuramente. Quindi lui ha dedicato questo lavoro, questo suo scritto, al fratello Michele, che contiene la storia, ma innanzitutto le preghiere e le invocazioni a Sant'Agata, Santa Lucia, San Lorenzo, San Rocco, San Vito e San Biagio. Dice il sacerdote, queste sei novene per i santi venerati nel nostro paese nacquero per occasioni diverse e per mia particolare devozione.
qui c'è la tradizione nel pubblico senso di memoria e di appartenenza. Memoria di quanti atti, passioni, idee avvennero o si manifestarono prima di noi e che sono in gran parte il contenuto dei pensieri e dei sentimenti che ci appartengono, quelli individuali. Poi c'è l'appartenenza alla gente che ci ha preceduto. Ciascuno di noi, infatti, è in larga misura ciò che lo hanno fatto le generazioni precedenti, ciò che ha ereditato dal passato e dal suo paese e dal suo territorio. In un certo senso noi apparteniamo anche ai nostri predecessori. La vita di un santo è un dramma che si svolge sotto l'azione di Dio. I secoli di combattimento della Chiesa sono una lotta che comprende non soltanto il santo, ma anche l'individuo, la famiglia e la società. E dalla lettura della vita di un santo, dalle sue opere, dovrebbe anche scaturire una creazione morale e materiale nuova anche per noi come individui. Quindi questa sera dovremmo andare a casa, a sacerdote, più ricchi e più motivati verso santi e in particolare verso questo santo che ricordiamo questa sera. Un'altra opera interessante dello stesso autore è la monografia, dove lega gli avvenimenti e i valori, il passato e il presente, tracciando una breve storia delle immagini e delle statue presenti in Sant'Agata, tutto quel patrimonio di fede, cultura e arte da sempre silenziosamente custodito nelle belle e antiche chiese di Sant'Agata. Perché ci sono stati tanti studiosi che hanno parlato di questi santi, ce ne sono stati e ce ne sono ancora, ci sono tanti studi recenti, però io preferirò in questa mia relazione parlare di quello che ha scritto il sacerdote Lorenzo Agnelli. Perché? Perché è di Sant'Agata, è una testimonianza nostra di quanto è nostro. Quindi, infine, sul mio interesse nel corso della trattazione, di tutti e tre i santi della relazione che è stata depositata, era quello di sostenere e correlare con le citazioni di Lorenzo Agnelli, non tanto, innanzitutto per non dare, non riuscire in altre divagazioni di altri autori, ma mantenere il più possibile con questo autore che io prediligo, che ritengo importante, il senso continuo, quasi direi, la vicinanza ai suoi scritti, a ciò che lui ha detto. Giustamente comincio dicendo che non tutte le cose che gli scrittori della vita di San Rocco mi riferiscono sono perfettamente storiche. Va della leggenda, delle tue aspirazioni in stato di fatti, delle emozioni private cangiate in una storia. E qui noi diciamo appunto che la storia di San Rocco è una storia affascinante, ma al tempo stesso è una storia poco nota, di cui sappiamo poco, e le notizie sono poco attendibili spesso. Hanno come riferimento essenziale alcuni studi, innanzitutto le prime testimonianze sono di epoca 400, ma noi sappiamo che gli studiosi, alcuni studiosi vogliono riferirsi proprio ai documenti, altri studiosi invece danno una valutazione estremamente, danno con cautela sui documenti. E poi le antiche vite dedicate ai santi non sono delle biografie nel senso moderno del termine, ma sono dei testi edificanti finalizzati a presentare al pubblico dei devoti un esempio di fede e di testimonianza cristiana, quindi non sono attendibili a 100%. Comunque, al di là dell'esattezza delle date, dei fatti, il lavoro della storia è spesso un lavoro di interpretazione. Dice ancora il sacerdote Lorenzo Agnelli, i tempi immaginosi e figli in cui visse potevano giustificare le creazioni e le esagerazioni di fatto. Così non è storico che nacque con la croce sul petto. Il sacerdote poco fa ha fatto riferimento proprio a questo segno, che è riportato anche sulla statua. Ma dice Lorenzo Agnelli, non è storico certamente che nacque
la prodigiosa rivoluzione a lui opera dei benefici che sono. Cioè lui dice, le grandi opere che ha compiuto, tutto ciò che ha fatto, poi hanno fatto sì che nella tradizione popolare venisse ricordato e anche riprodotto in una statua o in un dipinto con la croce. Dio spesso glorifica i suoi eletti non per quello che operarono i viventi, ma per quello che gli opera per meglio loro, sono ancora parole del Signore Daniele, si è con fede invocati. E certo, perciò che San Rocco domò il corpo con la penitenza il mercoledì e il sabato, che giovanetto e vicino non toccava se non parzialmente una volta il cibo. Quindi, cosa vuole mettere in evidenza? Questo fatto che lui da piccolo ha già sacrificato la sua vita appunto con il digiuno, con altre forme di privazione corporale, proprio per essere meritevole agli occhi di Dio. Infatti, sicuramente sin dalla nascita lui è stato servo di Dio e questo lo ha ammazzato come simbolo di vocazione italiana, appunto con il segno della croce. Di San Rocco sappiamo che apparteneva a una ricca famiglia e che poi a 20 anni la sua fusta quando morirono i suoi genitori e si recò dalla Francia a Roma e poi da Roma in altre città d'Italia. Dice Lorenzo Agnelli, è incerto se Giovanni, il padre, fosse veramente signore di Montpellier, sarebbe Montpellier, che stiamo parlando della città della Francia, o governatore e a nome dei re di Mallorca della Casa di Aragona, che la re di Francia avevano ottenuto in seguito con la parte della lingua d'oca. Però qui c'è una frase che secondo me piazza tutto, perché dice Lorenzo Agnelli, ciò poco importa alla gloria del sogno. Cioè, possiamo anche avere il documento su quando è nato, sul giorno preciso, che cosa ha fatto. Però nella gloria del santo sono importanti le opere, che lui ha compiuto. Comunque tutte le antiche fonti dicono appunto, concordano con quanto ha detto Lorenzo Agnelli e anche che non è stato mai messo in discussione il fatto che lui fu appunto dalla Francia con questo momento in Italia. Nel corso dei secoli è stato venerato come terziario francescano e il privilegio papale concesso a un ordine regolare nel 1475-1547 per l'ufficiatura liturgica della propria di San Rocco ci ricordano documenti papali come quello di Papa Leone III e Papa Gregorio Romano. Lorenzo Agnelli riferisce, riporta tutte le preghiere della Gloria di San Rocco. Io di queste preghiere ho preso soltanto questo perché mi è sembrato significativo e nella quale si invoca il patrocinio di San Rocco e sono curiosa. Lui dice, o santo, ora che il patrocinio tuo è sicuro per quanti devotamente ti ricordano, non mandare di assisterci e se le umane cose ci distraggono da te, non pregarci con le impulsioni dei morti, col desolare delle nostre case, ma sei pazientissimo in meritarsi in gratitudine di Piacenza, perché è lì che lui mandirò morti di suoi miracoli, usa a noi la carità di rifarci in questa preghiera Lorenzo Agnelli fa dei riferimenti storici precisi perché si riferisce al fatto che San Rocco attuava intervenire in particolare durante le pestilenze e poi è stato protettore del caso di terremoti, del caso di grandi catastrofi. E poi c'è un altro discorso storico, quello di Piacenza e di altre città che purtroppo poi, pur avendo ricevuto dal Santo tanti miracoli di essere state così aiutate in tante situazioni catastrofiche, poi lui è morto in prigione, perché in effetti lui è morto a Voghera in prigione. E la data esatta non si sa. Precisione,
Comunque il 16 agosto dovrebbe essere il giorno, anche se la data non è molto precisa, dove era stato imprigionato e lui non vuole dire chi fosse, non vuole dire il suo nome, per cui lui è completo anonimato. Dopo è stata ricostruita la sua storia, di nuovo la morte. Il sangue è stato, questo sangue è stato molto invocato nel Medioevo, perché il protettore è stato in caso di pestilenza, e le pestilenze nel Medioevo erano numerosissime e anche dopo. E successivamente la sua professione si è ampliata anche se stessa al mondo contadino, agli animali, alle grandi catastrofi come il terremoto, come dicevo, e poi alle epidemie. Nella seconda metà del 300, appunto a Dovera, in questo testo ci sono le testimonianze, arriva questo pellegrino che era di origine francese, che noi pensiamo fosse appunto Starrocco. La data non è certamente il 16 agosto 1327, ma dovrebbe essere 1279, però come dicevo le carriere, questo poco importa dalla vera diversa. Continua quindi lo sacerdote dicendo: nel nostro paese pare molto antica la devozione a San Rocco. Sul cadere del secolo passato, la nostra numerosa studente mendicia fu tormentata dai morti che la desolavano. Si ricorre al patrocinio di San Rocco e pare che valse, poiché nel 1786 i bandieri principalmente gli dedicarono la chiesetta in attesa fuori paese e gli convenivano e gli convengono nel giorno della festività di lui gli armenti per riceverne la benedizione. La devozione si infervorò in deposito nella chiesa di San Nicola sull'altare dell'Immacolata una bella statua del santo. Questa, dei contagi colerosi del 1836 espresso, onde tanti paesi furono altamente tribolati, stampata dal metafico Cristino Oriente. Viva il popolare e questa devozione, e i molti doni votivi in oro e argento a santo, ne sono sicuro sempre. La cura principale di solennizzare il 16 agosto è quasi diritto dei proprietari di armenti. Lo so che sia ancora così oggi, ma penso che oggi sia della comunità. La chiesetta di San Rocco, quindi posta poco fuori del paese, fu edificata nel 1656 durante la peste. Nel 1796, durante un'altra epidemia che provocò la morte degli animali, il paese si sarebbe interessato. Fu ristrutturata la chiesa negli anni 1935 e 1948. E ogni anno a settembre, il giorno a lui dedicato, tutti gli animali venivano fatti girare intorno alla chiesa, benedetti e posti sotto la sua protezione. Ancora. Una fiaccolata per le vie del paese alla vigilia, e una solenne processione esaltavano l'aspetto religioso della festività, ma era anche l'occasione poi di tornare in paese per incontrare tutti. Quindi, certamente questa festività mi ha ricordato, era importantissima, era vissuta nel paese certamente con maggiore fervore, forse se posso usare questo termine, di quanto non lo sia oggi. E continua, come ci racconta appunto Lorenzo Agnelli, sin dalla fine del 1700 i cantieri stabilivano un premio a quell'aratore che in concorrenza degli altri sapeva tirare con i cuori giocati un solco dritto che dalle lontane mascherie dei nostri ultimi piani inglesi doveva mirare alla chiesetta del santo, solco che si spezzava a piedi una collina non sorvolgabile dall'acqua e si ripigliava dalla parte opposta. Questa era anche una tradizione. Poi c'era un sindacato di feriti che aggiudicavano il premio. Un'altra gara era la presentazione del carro di comune, in un sostegno alla fine del 1800. Sotto la protezione del santo c'era anche il porcellino che assistava una sua sacralità e attenzione,
che è cronaca per fare con la piena di storie di uomini punite da sangue per averlo maltrattato. C'era anche un personaggio caratteristico che unito di un contenitore a forma di teschio accompagnava il maialino e chiedeva le elemosine per gli anni del purgatorio. Quando l'animale raggiungeva la sua grandezza era macellato e venduto, e ritrovato serviva per finanziare la festa del capostante e la manutenzione della chiesetta. Il 21 ottobre 1691, Mastro Giacomo d'Alessandro lasciò dire 345 pie messe da celebrarsi nella sua cappella, o meglio all'altare della congregazione di San Nicola. Su quell'altare, dalla nicchia con la carica di ornati di stucco, fu collocata la statua di San Cosmo, che una crescente fervorosa devozione voleva in questa chiesa principale. Non è meraviglia che scultori e pittori diano a San Rocco quattro segni storici e caratteristici: il bordone, il berriero, la custola, l'abito del pellegrino. Dice però che sacerdote, non essendo un architetto o uno scultore, i segni però per l'artista sono punti fissi, storicamente distinti e in ordine successivo, ma il concepimento è una foto e tanto, cioè il santo San Rocco deve avere queste quattro caratteristiche, però dice Lorenzo Agnelli negli insieme non si devono notare perché sono soltanto le locazioni del santo. Lo scultore di San Rocco ha voluto ritrarre la rassegnazione e la fede che vivo doveva averlo, inclinato e annerita la faccia, adesso è stato restaurato, quindi evidentemente non è così annerita come dice Lorenzo Agnelli. Dal punto il mento, chiama Nazareno con l'occhio, cioè all'occhio di Gesù, l'occhio pietoso, l'occhio che va in soccorso degli ammalati, dei bisognosi, quindi l'occhio Nazareno, e con l'indice della sinistra guarda da cena la custola e la ferita che ha sulla gamba destra, in atto di muoversi, mentre con la mano destra si appoggia al bordone. Sulla pedana il berriero accostato alle gambe, con il noto pane nella bocca, e guarda fedelmente il pellegrino. Insieme alla statua piace, dicevo Rezzanelli, piaceva questa statua, e ispira sentimenti di emozioni e ammirazione. L'altezza di metri 1,35 e l'edificatura moderna. E qui lascio la parola alla restauratrice, perché qui si ferma anche la Rezzanelli, e ci lascio la notizia. Bene, ringraziamo la professoressa per questo inquadramento storico e passo la parola alla restauratrice che ha lavorato direttamente sulla statua. Perché questa statua, data dalla metà 700, ha subito tre grandi restauri, il terzo quello appena completato. Praticamente l'introduzione della scultura lignea è stata inserita per due motivi principali, prima di tutto perché il materiale era molto più povero e molto più facile da reperire rispetto alle sculture in metalli preziosi oppure in marmo, e poi proprio per quello che ha detto la professoressa, fatto di renderli molto umani, perché la scultura in legno veniva, dopo essere stata scolpita in legno, veniva ricoperta di piumari di gesso e colla. Questo perché? Per rendere la superficie molto uniforme e morbida, e come voi potete vedere, anche per renderla molto più simile all'uomo, quindi al fedele, per renderlo molto più empatico come aspetto.
la dottoressa aveva ragione, nel senso che prima lo sguardo del santo era ancora più rimesso, era ancora più abbassato. Nel secondo restauro, come vi farò vedere poi durante la spiegazione, sono state cambiate le pupille, cioè hanno tolto costituito gli occhi. E questo ha cambiato leggermente lo sguardo della statua, anche se è rimasto uno sguardo molto umile e posto verso proprio come per in preghiera, quindi non è uno sguardo spacciato che guarda in avanti, ma è Dio, quindi la testa è proprio in segno di preghiera, di devozione, di umiltà, come il cane ai suoi piedi è posto fermo, non mangia il pane, non è aggressivo. Esattamente, lo offre a fa. Allora, io vi ho portato un po' di foto, non tantissime, non vi annoierò a lungo, giusto per farvi vedere, per farvi capire meglio, anche se alcuni di voi magari si ricordano com'era la statua qualche mese fa prima del restauro, e farvi capire meglio i vari passaggi che hanno portato all'aspetto che vedete oggi. Allora, come potete vedere dalla seconda foto, la parte del retro superiore della statua era tutta rotta e c'erano vari sollevamenti, fessure, cadute, eccetera. Questi problemi che ho trovato io, in realtà li hanno trovati anche i due restauratori. In realtà questo restauro è molto cambiato dall'800 ad oggi, però chiamiamo i restauratori per semplificare il tutto, hanno trovato gli stessi problemi. Già nel primo restauro, infatti, la statua presentava delle grosse fessure e delle cadute di colore e anche il legno era dentro ad attaccare le tabli. Infatti, il primo restauratore, se possiamo andare avanti di una foto, ha tagliato e rifatto il piede destro e alcune falangi della mano destra. Adesso questo noi non possiamo sapere se è stato eseguito perché la statua ha avuto un trauma o solamente perché il legno era troppo poroso e quindi non aveva più la struttura, la sua consistenza. In ogni caso è certo che a metà dell'Ottocento, quando risale il primo restauro, il restauratore è stato costretto o ha fatto questa scelta stilistica a cambiare il pezzo. Questa foto che l'ho messa per farvi vedere che la struttura della statua non è un pezzo unico. Il corpo principale sì, ma il braccio destro dall'avambraccio alla mano e la gamba, come sicuramente dopo la puntura si vede, non si sta vedendo il taglio, sono dei pezzi aggiunti. E il primo restauratore ha proprio tagliato da sotto il polpaccio il pezzo di legno e ha inserito un tronco di legno, un legno nuovo, mentre la parte del piede è stata realizzata in gesso e colla, l'ha semplicemente modellata. Forse si chiama, eccola qua, vedete questa parte qui, poi se qualcuno avrà voglia e si avvicinerà con la luce, insomma adesso vedete anche le differenze stilistiche proprio tra la parte rifatta e la parte originale. Vedete gli occhi? Vi ho messo la foto perché ovviamente essendo una traccia storica non aveva senso io che eliminavo le pupille sostituite nel 92, perché questo ne abbiamo la certezza, il secondo restauro è stato eseguito nel 1992 dalle informazioni che ho ottenuto. Purtroppo non abbiamo trovato delle foto, una documentazione che ci fa capire se le pupille erano lesionate o erano rotte o opacizzate, questo non lo possiamo sapere. E posso solamente dire che il restauratore, secondo il restauratore qui, ha tagliato le orbite e ha inserito le nuove pupille e stuccato con uno stucco a base di ghiaccia molto duro di nuovo le pupille. In origine questa parte era fatta in modo diverso perché questo era stato di origine napoletana e quindi veniva fatto un taglio, vedete? Non so se riuscite a vederlo, la sorgente della testa, c'è proprio un segno di stuccatura in questo caso, che indica il taglio che veniva fatto un foro all'interno del cranio, cioè la testa del santo, della statua, e inserire le pupille all'interno delle orbite che è già scolpite in legno. Il secondo restauratore, a mio avviso, non ha riaperto questa parte della statua perché il legno si presentava veramente molto rovinato e decoeso. Nel restauro
progetto di Stato di oggi ci permette, ci dà i materiali e le tecniche per poter consolidare e ridare consistenza al legno. Infatti questo la statua in molte parti, specialmente le parti periferiche delle pieghe, del piede, delle parti insomma, marginali, non aveva il legno, non aveva più consistenza, anzi in alcune parti era completamente svuotata. Grazie a dei materiali, una resina acrilica che si scioglie in solvente, viene inserita all'interno della statua con delle silindature e questo, asciugandosi questa resina, ricrea delle cellette per ridare stabilità al legno e quindi ridare stabilità alla struttura. Mentre le foto della prima foto che abbiamo visto, avete visto tutti quei sollevamenti di colore con gli spazi, per quella parte di completamento si usa un'altra resina che va a dare nuovamente a rilevare diciamo, la struttura in legno dalle preparazioni in gesso e colla di cui vi avevo parlato e il colore. Vedete la mano? Quelle parti più scure, una fase durante la pittura, le parti più scure sono le parti rifatte, le parti che sono state sostituite nel primo restauro. Mentre l'indice, la parte terminale dell'indice è stata sostituita nel secondo restauro, nel 92. Andiamo avanti, scusami. Ecco, questa è una parte della pittura del piede dove ve l'ho messa per farvi vedere il colore che è stato fatto nell'Ottocento, il nuovo colore che è stato fatto nell'Ottocento, perché ovviamente, come dicevo, il restauro era un concetto diverso, quindi venivano le parti rosse venivano ristuccate sopra e poi semplicemente è stata una nuova mano di colore, non si andava a proteggere e salvaguardare il colore originale come viene fatto oggi con il restauro moderno. Se andiamo avanti, ecco, questo è il particolare del volto. Per fortuna durante il restauro la colonia degli incarnati è uscita fuori quasi intatta, anche se molto graffiata, rovinata, perché ovviamente potete immaginare nel tempo qualsiasi cosa si rovina, poi essendo una statua processionaria. Ovviamente è soggetta a colpe, sussurri, insomma è ovvio che sia così. Però come potete vedere il colore originale e le sfumature, le cose sono proprio quelle che l'artista aveva pensato in questa statua. Qui abbiamo messo alcuni particolari giusto per farvi vedere come è stato svelato e scoperto il colore originale. Ecco, questa foto della gamba l'avevo messa per due motivi. Prima di tutto per farvi vedere come era sposto il colore originale, per farvi capire come posso affermare che già nel 400 la statua aveva bisogno di un restauro, si presentava molto rovinata, non solo sotto l'aspetto strutturale ma anche estetico. E poi il fiocco in azzurro che voi vedete è il fiocco del sandalo che ha rifatto il primo restauratore, mentre in basso si intravede quello del restauro del 92. Purtroppo io non ho voluto ricostruire il fiocco perché ho trovato piccole macchie di colore azzurro, ma questo non mi permette di stabilire con esattezza come era stato realizzato dall'artista il sandalo di fiocco, e di conseguenza ho potuto ricreare solamente le fascettine sul sandalo dove ho trovato delle tracce molto chiare, perché nel cosiddetto del restauro moderno non si può interpretare nulla, si lascia quello che si trova. Ecco, questo è un altro particolare della pulitura, per vedere il colore originale in un'ottima condizione ma molto rovinato. Ecco, qui è un'altra, quello che vi accennavo prima, per un piccolo foro di tarlo, guardate che stuccatura enorme è stata realizzata, quel tratteggiato bianco, io ve l'ho fatto per farvi vedere come non si parla di restauro ma di rifacimento vero e proprio, perché non avevano diciamo la cultura, diciamo così, di salvaguardare l'originale a discapito del nuovo, insomma, si rifaceva tutto. In realtà più che danni hanno protetto quello che c'era tutto, diciamo così. Per fortuna in alcune parti, come in quel pezzo lì che è un particolare del retro della statua, hanno trattato via le parti sollevate e ristuccato di nuovo. Ecco, vedete il piede, il particolare del piede?
era praticamente rimasta solamente la parte esterna del legno, la parte interna era proprio tutta decoesa e anche infilando con tutti i capelli si rompeva. E quindi la casa è stata sottoposta a un congelamento molto lungo e molto delicato, battendo delle percentuali di congelante leggero in modo da farla arrivare fino in fondo e man mano aumentando la percentuale. Come vedete, qui ho trovato dei chiari segni del sangue, ma purtroppo sul resto delle gambe no, anche perché la gamba destra non è originale e quindi diciamo, è stato tagliato e sottotagliato anche il colore. Andiamo avanti. Ecco, questa è la parte del retro dopo la pulitura e quindi questo è il colore originale, tutto un po' smangiucchiato e rovinato. E questa è la parte del davanti dopo la struccatura, perché dopo la pulitura e il congelamento, che sono due operazioni molto lunghe e che vanno di pari passo, si va a ricreare tutta la superficie della statua con delle struccature che non scordano minimamente sugli originali come succedeva nel passato, ma semplicemente vanno a ricreare tutta la superficie in modo che dopo possa accogliere il ritocco senza andare ad intaccare le tracce del colore originale. Ecco, questa è la parte del retro, una volta struccata e preparata per il ritocco, anche il viso la stessa cosa. E questa è l'ultima foto che vi ho messo dopo il ritocco. Il ritocco non è è un'operazione molto delicata e molto lunga, perché e questo è il momento in cui si cura la parte estetica. Fino adesso il restauro è stato improntato sul rispetto di tutto ciò che è la struttura della statua, quindi dell'istanza storica, del passaggio del tempo e tutto il resto. Quando si arriva al ritocco, in questo caso si cerca di ottenere un ritocco il più uniforme possibile, e dopo il colore granato e smangiucchiato, appunto di pennello si va a ricreare la stessa maglia cromatica, in modo che chiunque di voi voglia avvicinarsi con una luce decente alla statua potrà riconoscere ad occhio nudo le parti originali dalle parti rifatte. Se questa statua fosse stata in un museo o in una parte diciamo, non esposta al culto, come la professoressa ha ampiamente spiegato l'importanza del simbolo estetico per il culto più che per la parte artistica, il ritocco sarebbe stato fatto in modo un po' diverso, sottotono e riconoscibile anche a una distanza maggiore. Poiché è appunto, mi ripeto, è una statua devozionale, il ritocco è stato fatto proprio per renderla all'occhio del fedele uniforme. La macchia non deve essere retta dall'occhio, e proprio per non interrompere il filo religioso della preghiera. Questo si fa. Allora, io ho finito, volevo ringraziare tutti, la congrega, il parroco, il comune e tutti voi, e il dottor Marotti che ha fatto tutto l'iter burocratico di cui parlava prima il nostro presentatore. Grazie mille e buona serata a tutti. Siete molto bello. Al volo sarò velocissimo, a due confratelli, uno scientifico, uno che è partecipato. Marocco Marotti, che veramente si è occupato di tutto l'aspetto burocratico, che è stato lungo e molto impegnativo, e l'altro a Domenico Argentieri per l'impegno profuso. Ringraziamo Salvatore Antonella della Pizzeria che ci hanno prestato tutta l'attrezzatura per poter fare il convegno, e ringraziamo tutti quanti voi. Ringraziamo voi per essere stati qui, ringraziamo la comunità. Una comunità è tale se camminano tutti insieme. Ricordo che tutte le sette sere è stata la novena, quindi da stasera alle 19 c'è la Santa Messa con la novena. Buona serata a tutti e viva San Rocco.